Buongiorno ragazzi, buongiorno da Monaco, good morning, bentornati al canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima tappa di oggi faremo due cose, svai cose, cominciamo a ciancicare questo tedesco. Allora, prima cosa, oggi andremo alla, mo ci prepariamo, docciona, se mettiamo la gelatina, cappellone, giaccone e ce ne andremo a Karlsplatz col trambetto. Quindi prima tappa, scheda del telefono. Seconda tappa, ritorno, ci fermeremo sotto alla reception e ci faremo fare la dichiarazione che abitiamo qui, che ci servirà dopo per fare la richiesta dell'anmeldung. Dice che è sta anmeldung, quindi ve lo spiego dopo. Mo' doccia, colazione, se impappamo e partiamo col video. Sigla! Ragazzi, adesso andiamo a fare la scheda del telefono. Ci sono 0 gradi, fa un bel freschetto e sta nevicando. Siamo qui alla fermata del tramvetto, adesso aspettiamo, ci sono tutti gli orari, dobbiamo andare al Karlsplatz. Adesso aspettiamo l'autobus numero 53. Adesso dobbiamo piegare quel tramvetto, ma è rosso e non lo piamo. Eccoci qui, adesso aspettiamo il 21 o il 20 e andiamo, 5 minuti. Adesso attraversiamo. Qui alla mia destra c'è la stazione centrale di Obanov. Ora se infiliamo là dentro, a qua via. Qui dietro c'è Karlsplatz. Lascio solo la nappa fuori per respirare. Ecco qua, adesso siamo a Karlsplatz e qui sotto adesso c'è la Vodafone e vi faccio vedere. Ecco qui la Vodafone. A few moments later. Allora, regà, scheda Vodafone l'abbiamo presa. Il WhatsApp, quello mio indonesiano, rimane sempre. C'ho più la scheda tedesca. Quindi scheda fatta qui da Karlsplatz. Ora ce ne torniamo, piamo il trambetto e ce ne torniamo verso casa. Con qui ragazzi, aspettiamo il 21, 3 minuti. E dopo 3 minuti esatto, eccolo qui. Ora che attraversiamo e piamo il trambetto lì, a qua fermata là. E adesso regà, 4 minuti, aspettiamo il 53, 3 fermate e siamo arrivati a casa. Qua giù ragazzi c'è il ristorante Roma del Grande Ciro. Un giorno ci andiamo a mangiare. Siccome un orologio svizzero, dopo 4 minuti, ecco il 53, tombola. Eccoci qua, siamo ritornati. Ora stiamo sotto l'hotel, eccolo qua. Quindi ci vediamo dopo. A few inches later. Ecco qua, ora se mangiamo una cosa al volo, eccolo qua,
E poi se ne andiamo sotto a farsi fa quel foglio. Ok, regà, pranzo fatto, mo andiamo giù di sotto, andiamo a vedere che dicono, dai. Eccoci qua, siamo tornati. E guardate un po' qua che c'ho. Eccola qua, dichiarazione ricevuta. E mo quindi vi spiego perché era importante che ricevamo, che facevamo questa cosa oggi. E adesso vi spiego in breve quello che vi ho detto prima dell'Anmeldung, ovvero la registrazione del domicilio in Germania. Vi faccio un piccolo esempio così capite subito al volo. Ora, con l'Anmeldung avete diritto a firmare un contratto di lavoro, richiedere la testa sanitaria tedesca, numero di previdenza sociale, aprire un conto banca, aprire un'attività commerciale, acquistare un'auto, acquistare un motorino, eccetera, eccetera, eccetera. Senza Anmeldung avete diritto a una ceppa. Quindi senza Anmeldung non potete usufruire di nulla. Quindi per fare l'Anmeldung mi serve una dichiarazione, ovvero questa qui che abbiamo ricevuto noi, che viene fatta dal proprietario, se avete affittato una casa che vi fa il contratto di affitto, da amici, parenti o da strutture preposte. Quindi prima di prenotare da qualche parte chiedete sempre se vi possono fare l'Anmeldung, quindi se vi possono fare questa registrazione. Nel mio caso, in questo studio dove siamo noi, in questa struttura, vi rilasciano la dichiarazione se state un minimo di 30 notti. Quindi, dopodiché, con questa dichiarazione e con documenti, quindi passaporto, se avete familiari a carico, figli, eccetera, eccetera, andate negli uffici preposti, consegnate tutto e nel giro di 10 minuti vi rilasciano l'Anmeldung. Invece, nella situazione Covid, dovete fare tutto online. Vi lascio il link in descrizione sotto dopo, se vi interessa, se dovete fare la registrazione online per prendere l'appuntamento. A noi ce l'hanno dato il 16 di febbraio. Quindi tra una settimana alla circa andremo a fare il nostro Anmeldung. E una volta fatto, poi magari vi metterò qualche altro un video specifico su questo, su come è andata la storia. Cosa molto importante, ricordatevelo, quando avete fatto l'Anmeldung, ricordatevi di mettere il nome della vost del vostro il nome e cognome sulla cassetta delle lettere, cassetta delle poste. Se non mettete il vostro nome e cognome, tutto quello che vi viene spedito ritornerà al mittente. Ultima informazione e la famo finita. Se decidete di andare via dalla Germania, andare in un altro paese, vi spostate, non tornate, non sapete che è, ricordate di fare l'Abmeldung, ovvero di cancellare la vostra residenza, se no tutte le utenze e tutte le cose rimangono, vanno, continuano a girare e dopo sono tutti sordi. Vabbè, dopo che questo è fatto, mi raccomando, rimaniamo sempre sintonizzati. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, commentate qua sotto se vi serve qualche informazione, condividete con tutto il vostro ambaradam come al solito e state sintonizzati che il prossimo video sarà pieno di neve, quindi mi raccomando iscrivetevi e state sintonizzati. Qui da Copacabana de Monaco de Baviera, Finland Duncan, ci vediamo al prossimo video, ciao! Anziché ciao, oggi è 12 febbraio 2021, oggi è il capodanno cinese, quindi un grosso gonzi faccioi a tutti! Gonzi faccioi in Iampaonia! Dai! Amici in Indonesia, un grosso gonsi fasciolo a tutti, un grande in bocca al lupo a tutti. Quest'anno è l'anno del bue, quindi io sono toro, stesso segno, stesso ambaradam, quindi buona fortuna per tutti. Gonsi fasciolo, ci vediamo al prossimo video, ciao!